Ciao a tutti ragazzi, sono Federico della FM Production. Oggi siamo tornati qui in un nuovo video tutorial su Adobe Premiere Pro. Sigla. Oggi vi insegnerò come settare un progetto in Adobe Premiere Pro. Io ho la versione CC, apriamola. Allora, appena avremo aperto Premiere ci sarà questa interfaccia e noi per creare un nuovo progetto dobbiamo fare nuovo progetto. Scriviamo tipo tutorial. Io li salvo nella cartella predefinita perché mi va meglio. Qui lasciamo com'è, poi dipende HDV o DV, io lascio DV di solito. Dischi di memoria virtuale non serve, non toccate niente. Facciamo ok. Ecco qui come ci si presenta Premiere al primo avvio. Abbiamo allora l'interfaccia dove importeremo, qui dove si illumina, l'interfaccia dove importeremo i nostri file, l'interfaccia dove si controllano gli effetti, la timeline dove aggiungeremo i nostri file per fare tutti i tagli, gli attrezzi da lavoro di Premiere, gli effetti, le transizioni, gli effetti video, le transizioni video e vari filtri, vari effetti che voi avete scaricato, magari vi insegnerò come inserirli. E dove vediamo il video. Aspettate. Allora, per prima cosa importiamo un file. Allora, inseriamo un file di un mio vecchio video. Ok. E per creare una sequenza potete anche fare doppio clic per visualizzare l'anteprima. Fate clic col tasto destro e selezionate nuova sequenza da clip. E infatti vi si aggiungerà direttamente il file. Poi vi insegnerò anche i tasti. Nel prossimo episodio vi insegno le scorciatoie con i tasti, ecco. E vi si inserirà nella timeline il vostro video. E vi dico, un primo tasto con la spacebar si fa andare avanti in qualità massima. E niente, questo era come settare un progetto in Adobe Premiere Pro CC. Da Federico della FM Production è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio dove vi insegnerò le scorciatoie. Ciao.